Allora, buongiorno Alessandro, tu ci hai chiamato per raccontarci uno strano invito che ti è pervenuto da un certo Sigfrido Ranucci di Sì, è Report. successo questo praticamente, che domenica 15 novembre sul mio WhatsApp mi contatta un ex amico di Matteo Renzi, un professionista conosciuto a Firenze, il quale mi dice che il signor Ranucci, colui che presenta la trasmissione Reporter, avrebbe piacere di incontrarmi a Firenze attraverso un suo collaboratore. Io lascio parlare questo ex amico di Matteo Renzi e la cosa mi sembra alquanto strana, perché faccio presente alla persona che mi aveva contattato che se il signor Ranucci voleva parlare col sottoscritto, lo sa tutta Italia che io ho l'avvocato Taormina. Faccio presente questa mia tentennanza, questo mio dubbio a questa persona, a questo professionista che mi ha contattato, e lui mi dice che è soltanto ambasciatore, quindi ambasciatore non porta pena, che riferirà a chi di dovere, cioè la trasmissione Report, anche perché tra l'altro se io volevo lui mi avrebbe mandato anche il giustificativo, infatti me l'ha mandato attraverso una mail per poter attraversare la città e andare nello studio di questo ex amico di Renzi, proprio in virtù per incontrare questo strettissimo collaboratore di Sigfrido Ranucci di cui mi fa il nome. Io prendo tempo, contatto poi l'avvocato Taormina e faccio presente all'avvocato Taormina quello che è successo e decidiamo insieme di non accettare l'invito che l'ex amico di Renzi ci ha fatto tramite il signor Sigfrido Ranucci. Ho praticamente deciso di raccontare questo perché qui c'è qualcuno che è in malafede, qui c'è qualcuno che forse non si voleva comportare molto bene con me, ma siccome questo è quanto, io l'ho voluto raccontare e lancio un appello a questo punto al signor Ranucci. Egregio Sigfrido Ranucci, se lei vuole incontrare il sottoscritto e vedere le carte, non chiami gli ex amici di Matteo Renzi, chiami il mio avvocato Carlo Taormina, vedrà che se lei vuole le togliamo tutte le soddisfazioni. Grazie e arrivederci a tutti.